L'azienda è nata nel 2001, è nata come azienda di carpenteria in collaborazione con un'altra azienda qui del piano di Casoterza. Dopo circa 6 o 7 anni l'azienda ha fatto notevoli investimenti sia a livello immobiliare che a livello di lavorazione lamiera, perché aveva bisogno anche di prodotti tagliati e piegati per poterli poi saldare, perché la carpenteria è una cosa saldata. Comprando questi immobili dove siamo oggi, di circa 2000 metri quadri, dove eravamo prima in un altro immobile di 1000 metri, sempre di proprietà della Prispan. In questo frattempo l'azienda si è evoluta investendo negli ultimi 8 anni con tecnologie di taglio laser abbastanza elevate. Oggi produciamo prodotti principalmente per il settore delle macchine agricole, e l'evoluzione è stata più che altro nel taglio, piega e saldatura e lavorazioni meccaniche. Questi sono oggi i nostri prodotti. Ho lavorato in un'azienda per 24 anni facendo anche direttore tecnico commerciale, conoscendo già, avendo un buon bagaglio tecnico alle spalle, e nel 2001 ho deciso di mettere questa azienda in questo territorio e sto continuando ad investire in questo territorio, perché negli ultimi 4 anni, dal 2019 al 2022, questa azienda qui fra immobili e macchinari ha investito circa 6 milioni di euro. Per cui a questo punto, facendo questo tipo di investimenti, non che ci sentiamo obbligati, ma comunque rimarremo ormai a produrre in questo territorio. L'innovazione per noi è le nuove tecnologie. Come dicevo prima, giustamente abbiamo investito, oltre agli immobili, che è il minore investimento, ma il maggiore investimento è nei macchinari. I macchinari sono di alta tecnologia. Macchinari specialmente nel taglio e nella piegatura di tecnologie innovative, cioè tecnologie degli ultimi anni, per cui noi abbiamo investito sia su una macchina nel 2019, un'altra macchina ancora più innovativa nel 2020, e a fine 2022 arriverà ancora un'altra macchina più tecnologica, sempre sul taglio e la piegatura. È un investimento solo di questa macchina di oltre 2 milioni di euro, che è una macchina che tecnologicamente ha bisogno di entrare sul mercato, perché è una macchina innovativa proprio, è molto più potente, ha molto più flessibilità, con un magazzino di lavorazione lamiera con 40 pallet di portata lamiera, per cui dovrebbe andare 24 ore su 24. Ecco, questa è la nostra tecnologia innovativa che abbiamo mantenuto, visto che tagliamo e pieghiamo notevolmente. L'azienda negli ultimi anni è cresciuta a livello qualitativo e a livello di consegne, rispettare e di prezzo, proprio perché ha fatto questo tipo di investimenti.